La creazione stessa, ci dice Paolo nel passaggio che è stato proclamato dalla lettera dei Romani, è stata sottomessa alla caducità, cioè è destinata in un qualche modo, naturalmente parlando, a finire, ma nutre lei stessa la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Carissime sorelle e fratelli in Cristo Gesù di questa storica città che ci vede riuniti in questo splendido Duomo carico di tradizioni su cui si è sviluppata e cresciuta la nostra Lombardia nel cuore dell'Europa. Noi siamo destinati a entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. La parola libertà è una delle parole più ripetute quotidianamente da noi tutti, da tutti i nostri fratelli uomini. Mai come in questo inizio di una nuova epoca che taluni chiamano postmoderna, il tema della libertà correlato a quello della felicità è stato così posto in evidenza. E la parola di Dio oggi ci dice, attraverso la profondissima lettera di Paolo ai Romani, che la libertà è il destino pieno dell'uomo, un destino che lo accompagnerà al di là della stessa vita terrena, addirittura nella gloria dei figli di Dio, cioè in quella situazione stabile e permanente di contemplazione, cioè di amicizia amorosa con la Trinità, in cui noi con tutti i nostri cari che ci hanno preceduto all'altra riva ci ritroveremo per godere definitivamente della permanente sorgente di amore che è il Dio unitrino. Noi, ci ha detto Paolo, siamo stati salvati in questa speranza e per questo viviamo nell'attesa e nella pazienza che il regno, che con poche parole ci è stato oggi descritto da Luca, il regno che è già in atto e che nella Santa Chiesa Cattolica è già sacramentalmente presente, si manifesterà, si dispiegherà come la signoria buona di Dio su tutta quanta la famiglia umana che avrà accettato direttamente o indirettamente il Salvatore presente e vivo nella storia, Cristo nostro Signore. Insiste Paolo dicendo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito in forza del battesimo e della nostra fede, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, cioè la redenzione del nostro corpo,
molte cose profonde sono contenute in questo passaggio che non possiamo sviluppare adeguatamente. Però c'è un elemento che mi preme sottolineare proprio per dare tutta la concretezza dovuta a questo bel gesto di accoglienza che voi avete voluto compiere per aiutare l'arcivescovo a cominciare il suo cammino, anche accettando il sacrificio di un fondo di pomeriggio in un giorno feriale così numerosi, per giunta anche in un qualche modo condizionato dalla pioggia. La creazione geme e soffre le doglie del parto. Anche noi gemiamo. Il travaglio del parto sembra a me essere la descrizione più adeguata del tempo in cui ci troviamo. E quindi sembra essere questa categoria del travaglio del parto quella che può meglio aiutarci tutti quanti a situarci nella nostra vita quotidiana da cristiani, con umile ma deciso coraggio. Non amo tanto parlare di crisi, perché pare a me che questa epoca di passaggio, quella che è cominciata con la caduta dei muri e che noi sognavamo quasi come un'epoca di paradiso terrestre, tanto che qualcuno è giunto addirittura a parlare e a scrivere di fine della storia, si sta rivelando invece appunto come una fase in cui noi siamo immersi della storia dell'umanità, in cui fenomeni che si stanno producendo con grande rapidità e grande forza, penso alle scoperte della tecnoscienza, penso alla civiltà delle reti, penso al mescolamento di popoli, stanno producendo un cambiamento che tocca il fondo della libertà di ciascuno di noi e che segna in profondità l'esperienza che noi abbiamo in comune con tutti gli uomini di qualunque cultura, religione e di qualunque ceto. Appunto, siamo immersi in un grande travaglio, ma il travaglio, come ci dice il passaggio bellissimo di oggi ai Romani, tendendo al parto, è destinato, noi lo sappiamo, ad un positivo. Non voglio con questo presentare un'idea ingenua della storia, non voglio annullare la potenza e la forza del maligno che incurva spesso la nostra stessa libertà al male, ma voglio piuttosto, facendo leva sulla speranza affidabile di cui il testo di Paolo ci parla, invitarci a vivere fino in fondo la nostra fede, la fede che questa grande tradizione ha portato fino a noi, come una condizione che non dimentica mai due importanti verità: che tutti siamo figli di Dio e che Egli aspetta la nostra libertà e la libera, se noi lo vogliamo, anche dal peccato, quando lo riconosciamo e quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione. E Dio, che è Padre, tiene unita, al di là di tutte le tensioni, le contraddizioni, le divisioni, le ingiustizie, tiene ultimamente unita la famiglia umana e guida la storia. Scriveva, parlando di questo brano, Giovanni Paolo II: il cristiano, consapevole della sua vocazione e del destino dell'universo, coglie il senso di quella gestazione, ecco che torna il tema del travaglio, del parto universale, e scopre che cosa, come dice Paolo, che si tratta della divina adozione per tutti gli uomini chiamati a partecipare alla gloria di Dio che si irradia su tutto il creato.
di questa adozione il cristiano sa di possedere già le primizie nello Spirito Santo. Siamo qui perché possediamo per il santo battesimo, per la liturgia illuminata dalla parola di Dio, per il dono della fede, possediamo già, in qualche modo siamo già dentro il regno, già viviamo le primizie di questo destino di figliolanza. Siamo figli di Dio e lo siamo davvero, e perciò guardiamo con serena speranza, dice il Papa, al destino del mondo pur tra le tribolazioni del tempo. Da qui pare a me, amici carissimi, che in una zona come questa, una delle più importanti della nostra diocesi, anche se ancora si deve compiere un grande lavoro di comunione all'interno della nostra Chiesa e un grande lavoro di amicizia civica, di filia, come la chiamava Aristotele, all'interno di tutte le importanti città e cittadine che fanno questa zona, dicevo, noi tiriamo delle conseguenze da questo importante insegnamento di Paolo. Anzitutto, noi siamo consapevoli di essere compagni di strada di ogni uomo e di ogni donna, non ingenuamente, non acriticamente, non abolendo le differenze, non chiamando il male male e il bene bene, e tuttavia aperti come tutte le mattine il Padre Buono apre con noi a 360 gradi. Da questo punto di vista veramente non esistono i lontani, non c'è un uomo che non gema e non soffra le doglie del parto in vista del suo compimento. Allora valorizziamo ciò che abbiamo in comune con tutti i nostri fratelli uomini, testimoniando, documentando loro che vivere tutto ciò che abbiamo in comune, l'esperienza quotidiana degli affetti, quella del lavoro, quella del riposo, vivere questa esperienza ha incontrato per noi pienezza nel rapporto con il Signore, vissuto dentro le nostre comunità parrocchiali, dentro le comunità pastorali, dentro i nostri decanati, dentro tutta la zona, tutta la nostra Chiesa ambrosiana, nella moltiplicità dei doni e delle forme aggregative che sono nate, di cui la nostra realtà diocesana è molto ricca, tesa com'è alla condivisione del bisogno, soprattutto di quello più evidente macroscopico, tesa alla costruzione di una civiltà della giustizia e dell'amore. Quindi vogliamo prendere sul serio questo gemito che attraversa tutta la nostra famiglia umana in questo tempo, e quindi passa nel profondo di noi stessi. Anche noi viviamo le contraddizioni tipiche della nostra fragilità, anche noi cediamo talvolta al peccato, e tuttavia, nonostante noi sappiamo nella pazienza che la speranza affidabile non viene meno, perché il Signore ci riprende se appena appena noi gli diciamo di sì e ci accompagna verso questo destino di libertà gloriosa. Carissimi amici, come dovrebbe cambiare all'interno di questo gesto eucaristico il supremo atto di libertà che l'uomo possa compiere grazie alla libertà del Dio crocifisso, morto e risorto per noi, come dovrebbe cambiare subito, fin da ora, perché se non cambio subito e rimando il cambiamento domani non cambierò mai. Ecco perché incominciamo sempre la Santa Eucaristia con un atto di pentimento, con una richiesta di perdono del nostro peccato. Come dovrebbe cambiare il nostro modo di sentire, di affrontare il quotidiano, nelle nostre famiglie, nel rapporto tra sposo e sposa, nella condivisione del dolore delle famiglie ferite, nella passione per l'educazione dei nostri bambini attraverso l'iniziazione cristiana, per l'aiuto dato ai nostri giovani ad affrontare nel presente il loro futuro,
per l'accompagnamento alle generazioni intermedie che oggi sono sottoposti a ritmi e a modalità di lavoro quando non sono esposti alla precarietà radicale, come dovremmo accompagnare gli anziani nel loro inizio di battaglia con la morte e come soprattutto dovremmo essere vicini ai grandi vecchi che sono sempre più numerosi e che debbono essere aiutati ad offrire la loro vita nella speranza certa che se diranno il loro sì convinto a Gesù saranno nella libertà gloriosa dei figli di Dio. Noi siamo dei pellegrini, il cristiano è un pellegrino, è una cosa impressionante come in questo inizio di secolo il pellegrinaggio abbia ripreso quota in tutta la cristianità, perché è l'emblema più chiaro della condizione di vita, però siamo pellegrini che affrontano con serena fortezza anche le prove perché sono certi della meta, gemono nel travaglio come la donna che deve partorire perché attendono la bellezza della nascita, la grazia grande della nascita, la vita nuova. Ecco perché noi cristiani difendiamo la vita dal concepimento fino al suo termine naturale. Ecco perché vogliamo testimoniare e proporre con forza e libertà la bellezza della nostra famiglia, come faremo nel 7° incontro mondiale delle famiglie a cui tutta la diocesi è impegnata a partecipare. Ecco perché ci impegniamo con serietà in tutti gli ambiti della vita civile, cercando di dare il nostro contributo e fondando sempre la nostra diversità legittima di opinione quando sono rispettati i principi irrinunciabili, fondandola sempre sull'unità nella comunione con Cristo che ci precede e che quindi è più forte di ogni differenza di opinione sulle questioni politiche, sociali, economiche e culturali. Il Salmo ci ha fatto pregare: nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Allora capiamo anche perché il brano di oggi ci porti a comprendere il valore del beato che oggi celebriamo, del grande sacerdote lombardo Don Gnocchi. La sua condivisione del dolore innocente, la sua riflessione sul dolore innocente, la sua capacità di aver dato un senso a questo dolore, testimoniando come i piccolini mutilati a cui lui parlava di Gesù crocifisso ritrovavano il sorriso e l'energia di vita. Che compagnia sono i nostri santi, penso qui anche al beato Talamoni, che capacità di unire il confessionale all'impegno politico. Abbiamo noi ancora questa capacità di unire l'esperienza eucaristica che stiamo celebrando all'impegno quotidiano con i nostri affetti, col nostro lavoro, con la politica. Non siamo troppo rotti in due, non c'è troppo baratro tra il nostro impegno cosiddetto spirituale e la vita di tutti i giorni. Non è questo che rende talora la nostra fede un po' passiva e intristisce il nostro volto, così che i nostri fratelli non vedono la gioia della risurrezione sul nostro volto. E noi sappiamo, come ci ha detto Paolo oggi, che tutto questo si irradia sul cosmo intero. E non a caso il passaggio di oggi termina parlando del nostro corpo, della redenzione del nostro corpo, perché il nostro corpo è ciò che ci unisce al cosmo, perché noi siamo fatti anche di materia e siamo destinati alla resurrezione dei corpi, non soltanto all'immortalità dell'anima. È per questo che nel moto con cui il risorto sta trascinando a sé tutta la famiglia umana, anche il cosmo viene elevato e chiamato a partecipare a questo destino che è il destino della gloria, della libertà dei figli di Dio. Carissimi amici,
grazia e libertà. In un uomo così, io porto oggi, per un gesto delicato dell'arciprete e di tutto il capitolo, porto questa croce che nel 603 il grande Papa Gregorio Magno mandò qui alla regina Teodolinda, che come sappiamo qui c'era l'impero nella sua fase estiva, veniva qui. Pensate, dove affonda la nostra storia? Che forza ha questa storia? E noi che ne stiamo facendo? Stiamo trafficando questo dono, questo talento, non la storia delle tradizioni che nascono e crescono, come i popoli mutano e si evolvono e si mescolano, non in un sincretismo astratto e generico, ma si mescolano perché siamo una famiglia umana nel rispetto del volto di ciascuno, nel rispetto di una identità dinamicamente intesa. Per questo dobbiamo superare le paure. Ma cosa stiamo facendo della tradizione con la T maiuscola, che ha nell'Eucaristia il suo cuore? Dice Paolo, quello che ho ricevuto vi trasmetto. Da secoli, questa nostra terra vive questa esperienza. Ora tocca a noi. Siamo noi sulla scena, siamo noi sul proscenio. Allora, ciò che il vostro Vescovo vi dice mentre vi ringrazia di tutto cuore di questo gesto eucaristico che voi avete voluto, siamo degni di questa eredità. Per essere degni di una tradizione bisogna avere il coraggio di rischiarla nel presente. Per essere degni della nostra vita dobbiamo avere il coraggio di rischiarla nel presente. Dobbiamo donarla. Perché se non doniamo la vita che ci è stata donata e ci è stata data, il tempo ce la ruba. Allora, fratelli e sorelle carissimi, noi ora, riprendendo la celebrazione eucaristica, con l'aiuto della Vergine Santissima, dei nostri santi e beati, con la ricchezza di questa storia che deve dilatarsi a tutta la zona quinta, noi chiediamo questo grande dono. Che la fede sia vita. Amen.